L'ossessione demoniaca negli States alimenta il genere thriller, con l'ultimo film di Scott Derrickson, Liberaci dal male, in cui un poliziotto, Eric Bana, e un prete esorcista, Edgar Ramirez, indagano su misteriosi e inquietanti crimini che affliggono la città di New York, in cui le possessioni demoniache si sprecano. Per Bana, è la prima volta in questo genere di film. Well, I'd never done a film never been a non avevo mai fatto un film, film dell'orrore prima, la cosa mi affascinava, sono soltanto un grande fan di Scott Derrickson, il nostro regista. Mi sono piaciuti molto titoli come The Exorcism of Emily Rose e Sinister. La pellicola si ispira al libro che racconta gli agghiaccianti casi realmente accaduti all'ufficiale di polizia di New York, Ralph Sarkey, ex poliziotto veterano divenuto esperto di demoni. Io, io, io sempre mi sono mantenuto con, 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 con la mentalità. Ho dieta, osservato questi fenomeni una sempre con una grande una apertura, una apertura una mentale, mentale. Spiega l'attore venezuelano una Edgar una Ramirez una che interpreta il sacerdote. Credo che una denoti una grande arroganza una negarli una semplicemente una perché una noi una non li una capiamo. Una negare l'esistenza di certi fenomeni semplicemente perché non lo entiendi in profondità. Nel libro viene svelata la gerarchia di un inferno in terra che porta alla luce i riti macabri di un ex sacerdote. C'è anche il caso di una giovane ragazza la cui innocenza viene violata da un incubo. O ancora, una casa invasa dallo spirito malvagio di una sposa assassinata nel XIX secolo. Liberaci dal male sta per avere una distribuzione imponente. Nei cinema italiani arriverà il 20 agosto.